Juventus, poi Buffa, Ciarolo, col Serini alle spalle, Ivan Carmellini in terza. Ex di Marco Noris e alle sue spalle Marco Bonfà. Bonfà con la fiesta verde, nera, bianca, quella insomma. Ivan Carmellino adesso in caccia su Serini, e qui è una bella battaglia tra due che picchiano sodo, passa all'interno, non riesce a chiudere la traiettoria al salto Borbolini, come lo chiamo io. E quindi Ivan Carmellino va in caccia adesso, in caccia grossa, perché davanti c'è Cristian Ciarolo. Gli era avuto la meglio Carmellino nella I1. Ciarolo era lì, però ha beccato 7 secondi ieri. Adesso ovviamente Borbolini e Bonfà provano, vogliono provarci, hanno già fatto il Joker Lab, però davanti quei tre. Soprattutto i primi due. Adesso vediamo se Serini, dopo lo smacco di essere stato passato, qui chiude la traiettoria. Giustamente però Carmellino sta recuperando, Bravo, fa all'esterno sull'Alessio Borbolini, chiude l'Alessio tenendo la traiettoria centrale in corda. Ciarolo adesso ha nello specchietto Ivan, che va direttamente lanciato come un a farsi il Joker, e ci sembra che e abbia un po' di più. Ma che tempo di Carmellino, 44.993, dritto. Wow. Levan veramente, oltre ad essere stato campione di neve e ghiaccio, si trova benissimo nel Rally Cross. Ciarolo va all'interno e continua ad esserci, è lì il Cristian all'interno, ma da rubicare della 4, ragazzi, si gira Bonfà intanto in ultima, in quarta posizione. Grande gara, ragazzi, quante ne vorremmo di battaglia di questo tipo. Qui cominciamo bravi. Non posso farlo di mani perché due, quattro, cinque, mancia singola. Giarone, Bonfà l'attacco di Ivan Carmellino, non si fa superare da Stefano Serini. Dietro intanto, anzi davanti, non dietro, davanti Cristian Ciarolo, questa volta cerca di rifare. Ancora il momento, arriva lungo e va in spegnimento addirittura, ci sembra, dell'avventura. Quindi no, non è spegnimento, però è stata decisamente una manovra non da Ciarolo. È arrivato lungo, ha messo la macchina di traverso, non c'è stata più la possibilità di partire. Il paraurti posteriore di Ivan Carmellino è staccatissimo Ciarolo, che adesso ma no, c'è Ciarolo che è incazzatissimo, cacciare il gruppo davanti a sé, però e c'è anche già di Joker Lab, l'unico che non l'ha fatto, mi pare che sia in prima posizione di mancare.
Carmellino, ma che ha un margine talmente tale, talmente vasto, che non ha il minimo problema a portarla a casa il Joker Lab. Immaginiamo che cosa combinerà Ivan quando avrà la sua nuova sorpresa. Niente, non ce la fa. Poi quando entreranno, inizieranno l'ultimo giro e sarà poi soltanto più spento. Giarolo continua la sua serie di problemi perché stavamo aspettando che uscisse dal Joker Lab, invece è fermo subito all'entrata. Niente da fare, non è giornata, ora il Joker ci andrà anche il Carmellino che entra in questo momento. Giarolo riparte anche la staccata, non è stato un errore, molto probabilmente è stato un errore, ma è stato un fatto più storia, anche una battaglia sterrata come già avevamo visto ieri, come anche si era intuito nella seconda hit della mattinata con Ivan Carmellino, quando invece il problema è abbastanza più grosso e Cristian Giarolo non è della partita per il momento. Oh madonna, all'interno! Oh! Vanno a contatto diretto, ah, e adesso lasciano la possibilità a Formolini di andare a riprendersi almeno una posizione più. Madonna, mentre stavamo osservando alla chetichella tranquillo come al solito, era chiaro che era un problema. Serini riesce a partire, c'è Giarolo, Giarolo Serini. Lo Stefano Folletto, però quando ricomincia a fare le serinate te le becchi tutte, lui era, dice mamma dai adesso qualcuno in meno, sono più coscienzioso, l'abbiamo visto immediatamente come è arrivato alla curva 1. Comunque fa sempre spettacolo Serini, davanti Giarolo vuole recuperare qualcosa, ma Ivan Carmellino dietro ne ha un tot, però adesso Giarolo la macchina l'ha messa a punto, era già pronta all'1:15. Che va il Joker, davanti c'è ancora Moffa, poi Serini, poi Formolini, se non erro però a parte i primi due anche Moffa non ha ancora fatto il Joker. Attendiamo di vedere i prossimi due passaggi, Carmellino non molla assolutamente, ma neanche Giarolo, mi sembra assolutamente. Carmellino fa finta di entrare, poi scorda il Joker Lab. Adesso sta tutto a Giarolo a fare un giro da paura per avere questo senso. Farlo qua, da portare a casa, adesso ne arriva. Sono tirati i primi due in 45-9 per Giarolo, 45-6 per Carmellino. Adesso bisogna vedere questo giro. Questo giro di Giarolo se riesce ad arrivare sul traguardo con 3 secondi e mezzo, 4 su Ivan Carmellino, allora potrebbe andare il Joker. Eccolo qua, andiamo a vedere subito il discorso cronometrico. Giarolo, anche se di fuoco, esce appena davanti, riesce a starci, quindi adesso però è ripartito più lentamente quando è uscito dal Joker Lab, mentre l'Ivan Carmellino sta venendo su come una furia. A questo punto deve tenere la corda, Giarolo ci riesce, no! Che difficoltà per lui, deve tenere la corda se vuole stare davanti, capisci?
mettere il muso e per cercare di andarla a prendere lui questa vittoria. I due se la giocheranno, penso, tutto, tutte le prove del campionato italiano. Questa volta è Cristian Ciarolo. Si salta l'ultima finale, Ciarolo davanti con uno spin impressionante. Serini mi va a capottare proprio sull'esterno del terrapieno. C'era da aspettare solo perché tra i due, nessuno dei due è abituato a togliere il piede. Rossa si va alla ripartenza. Stop. Parte di nuovo come un missile Cristian Ciarolo. Mamma mia ragazzi, che grinta, che cattiveria, che idee chiare immediatamente. Qualcuno pensava che andasse bene solo sul ghiaccio. No. Vettura che lo scorso anno questo Mitsubishi era nelle mani di Prina. L'abbiamo visto per tutto il campionato qua. Eccolo il giovane Formolini. Famiglia chiaramente lanciata nella velocità, a cominciare dal Papo Oliviero. Poi per passare ad Alessio che è qua in pista adesso, è al più giovane, al Mickey, con i calf cross, abituati sulle vetture con i traversi, in questi di Vigno. Qui intanto vediamo che ghiaccio o non ghiaccio, asciutto, sterrato, asfaltato, pista 45,58 il tempo di Carmellino. Non male, qualche problemino in più per il giovane Formolini che deve fare molta esperienza. Ma è già sulla strada buona. Vettura questa che ha fatto tanti ma tanti chilometri in pista, quella di Formolini, la Mitsubishi ex Marco Norris. Ivan, e questa volta Ciarolo dice tanto, stai a piedi. C'è da fare il giocatore in anticipo, poi quando lo farà lui se riesco ad inagellare uno o due tiri decisamente all'altezza, chissà che non ci riesca. Solo che i secondi occhio e croce sono 7, li ho calcolati a mente, quindi valgono quel che valgono e difficilmente se ne perdono 7 in un giocarlet. Vediamo adesso quant'è, adesso si va, vediamo di stacco nero qua. Ha un pianto grossissimo, 5,9, niente da fare. Grande dimestichezza nella guida, grande controllo da parte. Roba che fa venire la pelle d'oca al nostro Nicolò. Io stavo guardando i tempi, quindi non riesco ancora a dividermi in due, guardare la pista e guardare i tempi che ho all'interno sul display, quindi me la sono persa. E guarderò uno dei filmati di Terrazzi, di Roberto. L'ultimo giro. Siamo nell'ultima tornata.
lavoro di Ivan Carmellino stratosferico, anche perché alle sue spalle non c'è l'ultimo degli sconosciuti, Cristian Giarolo, reduce da diversi campionati europei nelle Touring Autocross, campione italiano, giù fumata, pazzerò! E grande Carmellino, splendido, veramente magnifico, si ferma per l'ufficiale, ed intanto problemini ci sembra proprio in ultimo giro, veniamo a fumare abbondantemente, non per un burnout. Carmellino.